Ciao amici, volevo farvi vedere delle nuove creazioni che sto facendo con un materiale nuovo che viene dall'America. Ho fatto ad esempio questa collana e poi ho fatto in parure anche gli orecchini. Ecco, ora vi presento meglio il materiale. Questo qua si chiama Magica oppure Friendly Plastic e viene direttamente dall'America. Sono delle barrette così che tagliandole, scaldandole, mettendoci dei glitter, includendo degli oggettini, così si possono fare un sacco di cose. Adesso vi faccio vedere delle altre cose che ho creato. Ecco, ad esempio questa collana, poi ho fatto anche in parure gli orecchini, questa collana qui che mi piace tantissimo perché è molto colorata con i fiori e molto appunto primaverile, estiva anche, la vedo benissimo, poi indossata stanno veramente bene. Un'altra collana con questo ciondolo molto particolare. Poi ho fatto questi orecchini che li trovo molto delicati con questo colore rosa, molto bon ton. Stanno molto bene anche questi indossati. Poi ho provato a fare questo ciondolo che, vediamo se mette a fuoco, ecco, che rappresenta un albero, la natura. Fatto la collana e poi con lo stesso procedimento ho fatto anche questo paesaggio marino. Devo ancora applicarci una collana, adesso deciderò come farla. Poi, ah sì, questo braccialetto qua. Vediamo se si mette a fuoco. Non si mette a fuoco. Sì, ecco questo qui con la manina di Fatima. Anche questo è molto bello, molto portabile. Poi avevo uno specchietto, ho voluto includere dentro il Magica anche questo specchietto. Ho messo un ciondolino, adesso vedrò cosa farne, insomma. Poi ho fatto un paesaggio notturno, quindi la luna con le stelle, così. E l'ho fatto anche invece diurno, di giorno, quindi c'è il sole, ci sono i gabbiani. Qua devo ancora anche qua pensare la collana in cui inserirlo. Poi un altro bracciale che ho fatto, questo qua, che è di cuoio, e ci ho messo questo qua, sempre fatto col Magica. Ci sono anche gli orecchini che potrebbero far pandan con il bracciale. E poi c'è questa collana che anche questa è molto particolare. Ad esempio, vedete qua incluso dentro questa piuma. Così. Ah, poi ho voluto indossare per farvi vedere meglio, sempre che si mettano a fuoco. Ah, sì. Ecco, tutti questi anelli sono fatti anche con quel procedimento lì. Anche questo qua, vedete come brilla, come sono luminosi, particolari. E poi questo qui anche, questo è proprio mio, l'ho fatto per me. Eccolo che si è messo a fuoco, anche questo con la piuma, una stellina. Proseguiamo. Ho fatto poi questo cuoricino col campanellino, la catenella, che poi fa parte di una serie che vi presento tra un po'. Questo ciondolo, anche guardate che bei colori variegati che ha, molto misterioso. E così anche questo devo pensare la catenella con cui farlo, la collana, insomma. Poi questi qua sono orecchini a bottone,
Anche questi molto luminosi, includendo queste paillette, questi glitter, e appunto sono a bottone, rimangono all'orecchio. Secondo me, un altro ciondolo molto bello, che anche questo devo pensare come fare la collana. Fatto questo, e poi sotto questi ciondoletti. Trovo che questo sia molto bello, sembra quasi una pietra dura. E poi appunto volevo farvi vedere che ho fatto questa linea, che praticamente l'ho chiamata collana chiama amore, e sono tutti cuoricini, uno diverso dall'altro come colori, come fantasie, come lavorazione, sempre fatto con quel magica, eh. Poi ho preparato la scatolina, ognuna con una frase, e questi qua li ho voluti chiamare Chiama Amore, perché appunto sono cuoricini con la campanellina. Sono anche carini come idea regalo. E per oggi è tutto. Spero vi sia piaciuta queste mie nuove creazioni. Vi saluto, a presto. Ciao ciao amici.